dagli insegnamenti dei maestri di luce. Raccolta nei giardini del cuore, sussurri dallo spirito. Sezione ricordi del tempo. Titolo: Perdere e ritrovare. Avevo la giovinezza, la salute ed anche una certa agiatezza, che mi permetteva di vivere dignitosamente senza l'obbligo di lavorare. Ma una sera, al crepuscolo, all'improvviso e senza motivo, mi sentii triste e malinconico e mi turbai. Avevo passato una giornata piacevole da un mio parente. Lo avevo aiutato nel lavoro dei campi, avevo fatto divertire i suoi figli bambini ed avevamo mangiato tutti insieme, in allegria e spensieratezza, sotto un ombroso pergolato. Stavo raggiungendo la mia dimora. I mandorli con i loro fiori bianchi spiccavano nella penombra, ed un giovane che non riuscivo a vedere cantava. Mi chiesi perché non fossi felice e cosa mi mancasse, e mi addormentai con questo pensiero fino a che feci uno strano sogno. Vidi un uomo con i capelli lunghi, ondulati, e dei bellissimi occhi blu, come il cielo delle limpide notti d'inverno, che mi sorrideva, ed io gli domandai: mi sembra che tu sia felice ed in pace. Aiutami a capire, dimmi perché io non sono felice quando nulla mi manca. Il giovane uomo si mosse verso di me e mi guardò con attenzione. Non hai trovato il significato della tua vita ed il tuo spirito ti chiama affinché tu lo trovi. I tuoi giorni ti sembreranno sempre più inutili e vuoti. Qual è, secondo te, il significato della vita? Posso dirti il significato che io ho trovato, ma non ti sarebbe di aiuto perché è il tuo significato che devi scoprire. Domani avrai un'occasione che, se la cogli, potrà cambiare la tua esistenza, facendo germogliare dei semi che a suo tempo porteranno frutto. Sii attento. La persona scomparve dolcemente a poco, ed io mi svegliai subito. Era presto e faceva ancora fresco. Uscii e, guardando l'alba dai mille colori, riflettei sul sogno particolare che avevo appena fatto, sulla misteriosa occasione che avrei dovuto avere, e decisi di osservare con la massima consapevolezza ogni particolare di ciò che mi circondava, mentre camminavo per il paese che si stava svegliando.
mi accorsi di quanto fossi stato distratto e di quanti particolari mi fossero sfuggiti, fino a che vidi un folto gruppo di gente che si dirigeva in uno spiazzo ed in lontananza sentii una dolce voce, ma non riuscivo a vedere niente. Così mi arrampicai su un albero vicino e quando fui abbastanza in alto vidi l'uomo che avevo sognato e dallo stupore quasi non rotolai a terra. I suoi occhi blu risplendevano ed io li fissai intensamente fino a che a un certo punto egli mi guardò e mi sorrise come nella visione. Ascoltai quello che diceva, ma non riuscii a capire molto perché il discorso era quasi finito. Parlò di Dio, dell'eternità, ed io mi sentii profondamente attratto da un richiamo che andava oltre le parole. E mentre la folla lentamente si disperdeva, decisi di seguire quell'uomo misterioso. Scesi velocemente dall'albero e gli corsi incontro, e quando fu davanti a me mi inginocchiai davanti a lui e gli chiesi come potevo trovare il significato della mia vita. Lascia tutto quello che hai e seguimi. Questo mi disse, ed io rimasi immobile, ancora in ginocchio, seguendo la sua figura che si allontanava, fino a quando, quasi al limitare della mia vista, si voltò salutandomi con la mano, come se mi conoscesse da tempo e mi volesse dire che ci saremmo rivisti. Non compresi cosa volesse dirmi, perché non mi era chiaro in cosa avrei dovuto seguirlo, ma decisi di ascoltare con attenzione, fin dall'inizio, le sue parole. Così lo seguì per capire dove andava e lo vidi con un'altra persona entrare in un'umile dimora, come ce ne sono tante. Era di nuovo quasi il crepuscolo. Il profumo dei fiori di mandorlo mi sembrava più intenso e l'aria era piacevolmente tiepida. Mi sentivo attratto dagli occhi blu di quell'uomo misterioso e decisi di passare la notte lì, vicino alla sua casa, sperando di sognarlo di nuovo. Ma non fu così, e quando mi svegliai mi sembrò di nuovo tutto normale, noioso, e l'elettrizzante sensazione del giorno prima era svanita. Qual era quell'occasione che mi avrebbe potuto cambiare la vita? Poiché ero inquieto e volevo capire, decisi di condividere il mio tempo con lui, seguire i suoi passi ed ascoltare le sue parole. Così, in modo timido e discreto, mi unii al piccolo gruppo di persone con cui si accompagnava. Non fui notato per un po', ma un giorno lui si voltò e con il suo solito sorriso mi disse: «Non rimanere in disparte, vieni, io mi chiamo Gesù». Da quel momento non lo lasciai un attimo. Ed anche se la maggior parte dei suoi discorsi mi rimaneva oscuro, in sua compagnia le giornate si adornarono di nuovi significati, di tante piccole scoperte e di una gioia di vivere che fino ad allora non avevo conosciuto. Quando mi perdevo nel blu dei suoi occhi, ogni parola svaniva e rimaneva un dolce silenzio dentro e fuori di me, in cui mi sentivo leggero,
in armonia con le stelle lontane e con il sole splendente, e finì con il pensare che in quei momenti ero in compagnia di Dio. Passarono giorni e stagioni ed il tempo scivolava veloce fino a che un giorno ripensai alle sue parole. Lascia tutto quello che hai e seguimi. E pensai che alla fine avevo fatto così. Anche se possedevo ancora gli stessi beni, essi erano scivolati dalla mia mente e non occupavano più i miei pensieri, come se non fossero mai stati miei, e provai un senso di libertà. Capii che con quelle parole mi aveva voluto dire che dovevo superare il mio attaccamento alle mie ricchezze, perché non mi appartenevano, come nulla di materiale ci appartiene, in quanto viene il momento in cui tutto si deve lasciare. Mi sentivo sempre più affezionato a quest'uomo così dolce ed anche alle persone a lui più intime, con cui aveva grande confidenza. E mi sentii accolto ed accettato da questo gruppo con cui passavo la maggior parte del mio tempo, crescendo spiritualmente in modo impercettibile, giorno dopo giorno. Era una bella serata di primavera, faceva caldo e lui mi invitò a cena insieme ai suoi amici a casa sua. Fui molto felice ed emozionato di varcare le mura della sua dimora, entrando così intimamente nella sua vita privata. Arrivai tra i primi ed aiutai a preparare all'aperto, su una veranda che dava su un piccolo giardino interno, dove erano stati piantati mandorli ed altre tre piante da frutto. C'era pane fresco, datteri, olive e latte, e tutto era così profumato. Fu una cena consumata in silenzio, perché la grande pace e la grande gioia dimorarono al di là delle parole, ed io assaporai il cibo semplice, genuino e preparato con amore, ed i suoi grandi occhi blu che sembravano vegliare attenti su tutti noi. A cena ultimata, Gesù ci invitò a sederci sotto i mandorli in fiore, dove ci disse che il suo tempo stava per compiersi e che noi saremmo stati i suoi testimoni e i suoi messaggeri d'amore. Non so se le altre persone intesero quello che voleva dire. Io no, ma per la prima volta mi sentii completamente felice tra quei profumi intensi, nella primavera appena iniziata, tra amici sinceri che mi volevano bene, indipendentemente da quello che possedevo, e mi lasciai cullare dalle sue parole fino a che mi addormentai come un bimbo. Non avevo proprio capito nulla e continuavo a non capire quando lo seguii pieno d'amore, mentre alcuni giorni dopo camminava con una pesante croce in spalla e volevo aiutarlo,
ma le guardie non me lo permisero. Fu questo cammino in cui vidi più volte i suoi occhi blu fondersi con i miei, che mi cambiò la vita. Fu questa l'occasione di cui mi parlò in quel sogno lontano. Gli fui vicino ed ad ogni passo sentivo espandermi verso l'amore, diventare io stesso amore ed accogliere tutti. Non provavo risentimento per i rozzi soldati né per alcune persone volgari che lo insultavano e mi deridevano, perché per me erano esseri che non avevano capito, che non si erano ancora messi alla ricerca del significato della loro vita e che dovevano ancora aspettare, chissà per quanto ancora, la loro grande occasione. Non so spiegare come avvenne, ma più mi avvicinavo alla sommità della collinetta dove sapevo che Gesù sarebbe stato crocifisso, più mi sentivo unito a Lui, quasi come se fossimo diventati un unico essere. Così sentii poco per volta i suoi stessi dolori fisici, alle gambe, al petto. Provai la sua grande stanchezza. Caddi quando lui cadde e faticosamente mi alzai insieme a lui. Quando fu inchiodato alla croce, provai un forte dolore alle mani, ai polsi e ai piedi. E ne fui felice perché pensai che forse lui avrebbe sofferto di meno. Dimenticai ogni cosa e sprofondai nei suoi occhi azzurri, che erano diventati più grandi e profondi. E quando la sua croce fu issata ed il mio dolore alle mani e ai piedi divenne ancora più intenso, mi parlò. Sono felice perché hai compreso il significato della vita. In quell'istante tutto si chiarì ulteriormente. Il lasciare tutto il superfluo per ritrovare l'essenziale, l'abbandonare ogni attaccamento che annebbia la vista per vedere con l'occhio spirituale, significa lasciare l'amore per se stessi per ritrovare l'amore di Dio. Il cielo si oscurò, ma c'era luce intorno a me e la presenza di Gesù si fece così vicina che non sentii più alcun male e dolcemente mi abbandonai fino a che lo vidi di fronte a me, splendente, con gli occhi blu che avevano ritrovato l'eternità. Mi prese per mano per percorrere insieme un sentiero di luce che ci apparve di fronte. Mi svegliai in un posto bellissimo e lui era vicino a me. Si sentiva in sottofondo un dolcissimo canto ed io seppi che il sogno era finito, che non esisteva più null'altro che amore.